Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dorzamox Doc Generici SRL, ultimo aggiornamento, 10 febbraio 2022. Cos'ha Dorzamox? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Dorzamox durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Dorzamox? Dorzamox ha un farmaco a base del principio attivo dorzolamide più timololo, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico sostanze beta bloccanti. È commercializzato in Italia dall'azienda Doc Generici SRL. Dorzamox può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Dorzamox 20 mg/ml più 5 mg/ml collirio soluzione 1 flacone 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Doc Generici SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: dorzolamide più timololo. Gruppo terapeutico: antiglaucoma. Forma farmaceutica: collirio. Indicazioni: Dorzamox ha indicato per il trattamento della pressione intraoculare elevata, PIO, nei pazienti con glaucoma ad angolo aperto o con glaucoma pseudoesfoliativo, quando un beta bloccante per uso topico in monoterapia non ha sufficiente. Posologia. Posologia: la dose a una goccia di Dorzamox nel sacco congiuntivale dell'occhio o degli occhi affetto barra i due volte al giorno. Se un altro agente oftalmico topico viene usato, Dorzamox e l'altro agente devono essere somministrati ad almeno 10 minuti di distanza. I pazienti devono essere istruiti sulla necessità di lavarsi le mani prima dell'uso e di evitare che la punta del contagocce entri in contatto con l'occhio o con le strutture circostanti. Allo scopo di assicurare una corretta dose, il contagocce non deve essere allargato. I pazienti devono anche essere istruiti sul fatto che i colliri, se utilizzati impropriamente, possono essere contaminati da batteri noti per causare infezioni oculari. Dall'utilizzo di soluzioni contaminate possono derivare gravi danni all'occhio e conseguente perdita della visione. I pazienti devono essere informati sul corretto uso di Dorzamox. Popolazione pediatrica: l'efficacia nei pazienti pediatrici non è stata stabilita. La sicurezza nei pazienti pediatrici di età inferiore a 2 anni non è stata stabilita. Per informazioni riguardanti il profilo di sicurezza nei pazienti pediatrici di età 0 e 2 anni e 6 anni vedere paragrafo 5, 1. Modo di somministrazione: il sigillo di sicurezza situato sul collo del flacone deve risultare intatto prima del primo utilizzo del prodotto. Uno spazio tra il flacone e il tappo anormale per un flacone che non è ancora stato aperto. Togliere il tappo dal flacone. Inclinare la testa all'indietro e tirare leggermente verso il basso la palpebra inferiore in modo da formare una tasca tra la palpebra e l'occhio. Capovolgere il flacone e premere fino a quando non venga introdotta una singola goccia nell'occhio. Non mettere a contatto la punta del contagocce con l'occhio o con la palpebra. Ripetere i punti 2 e 3 per l'altro occhio, se necessario. Rimettere il tappo e chiudere bene il flacone dopo che è stato usato. Quando si pratica l'occlusione nasolacrimale o si chiudono le palpebre per 2 minuti, l'assorbimento sistemico è ridotto. Ciò può ridurre le reazioni indesiderate sistemiche e aumentare l'attività locale. Controindicazioni: Dorzamox ha controindicato nei pazienti con malattia reattiva delle vie aeree, incluse asma bronchiale o anamnesi di asma bronchiale, oppure malattia polmonare cronica ostruttiva grave, bradicardia sinusale, sindrome del seno malato, blocco seno atriale, blocco atrioventricolare di secondo o terzo grado non controllato con il pacemaker, insufficienza cardiaca conclamata, shock cardiogeno, grave compromissione renale, CLCR. 30 mg/min, o acidosi ipercluremica, ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Le suddette controindicazioni sono basate sui componenti e non sono specifiche dell'associazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: reazioni cardiovascolari/respiratorie, come altri agenti oftalmici applicati localmente, timololo assorbito per via sistemica. A causa del componente beta-adrenergico timololo, si possono verificare gli stessi tipi di effetti cardiovascolari, polmonari, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Nel corso di studi clinici l'associazione dorzolamide e timololo è stata usata in concomitanza con i seguenti medicinali sistemici, senza alcuna evidenza di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dorzamox insieme ad altri farmaci come Eurosalmeida Euro, Eurosaltiazema Euro, Eurosancizema Euro, Eurosbivinda Euro, Eurosbreva Euro, Eurosbroncovaleas, Sciroppo Euro, Eurosbroncovaleas, Soluzione Euro, Eurosbroncovaleas, Sospensione Euro, Eurosbutaprala Euro, Eurosclenil Compositum 0,8 mg più 1,6 mg Euro, Eurosclenil Compositum a Euro, Eurosdiladel a Euro, Eurosdiltiazem Doc Generica Euro, Eurosdiltiazem Mega Euro, Eurosdiltiazem Milan Genericus a Euro, Eurosdiltiazem Radiofarma Euro, Eurosdiltiazem Sandoza Euro, Eurosdilcene a Euro, Eurosinasal a Euro, Eurosisoptin, compressa rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite a Euro, Eurosisoptin, soluzione, uso interno, a Euro, Eurosmenielis a Euro, Eurosnausa a Euro, Eurosplenaira a Euro, Eurosalbutamol ipratropio bromuroiga euro, Eurosalbutamolo sandoza euro, Eurososaria euro, Eurostiliema euro, Eurosventolin, sciroppo a euro, euro, Eurosventolin, soluzione a euro, Eurosventolin, sospensione a euro, Eurosverapamil doc generica euro, Eurosverapamilega euro, Eurosverapamilexala euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dorzamox durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dorzamox durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Dorzamox non deve essere usato durante la gravidanza. Dorzolamide. Non sono stati effettuati studi nelle donne in gravidanza. Nei conigli trattati con dosi maternotossiche la dorzolamide produce effetti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Possibili effetti collaterali, come la visione offuscata, possono interferire con la capacità di alcuni pazienti di guidare e/o usare macchinari. Effetti indesiderati. Nel corso di studi clinici non sono state osservate reazioni avverse specifiche per l'associazione dorzolamide più timololo, collirio, soluzione. Le reazioni avverse sono coerenti con quelle riportate in precedenza con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nell'uomo non sono disponibili dati sul sovradosaggio per ingestione accidentale o intenzionale dell'associazione dorzolamide più timololo. Sintomi. Sono stati segnalati casi di sovradosaggio involontario con la soluzione oftalmica di timololo maleato che hanno causato effetti sistemici simili a quelli osservati con agenti di blocco beta adrenergico somministrati per via sistemica, quali capogiri, cefalea, respiro corto, bradicardia, broncospasmo e arresto cardiaco. I segni e sintomi più comuni prevedibili in seguito a sovradosaggio di dorzolamide sono squilibrio elettrolitico, sviluppo di uno stato di acidosi e possibili effetti sul sistema nervoso centrale. Nell'uomo sono disponibili solo informazioni limitate sul sovradosaggio da ingestione accidentale o volontaria di dorzolamide cloridrato. In seguito a ingestione orale è stata segnalata sonnolenza. In seguito all'applicazione topica sono stati segnalati nausea, capogiri, cefalea, affaticamento, sogni anormali e disfagia. Trattamento. Il trattamento deve essere sintomatico e di supporto. Devono essere monitorati i livelli degli elettroliti sierici, in particolare del potassio, e i livelli di pH ematico. Gli studi hanno dimostrato che timololo non viene dializzato facilmente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparazioni antiglaucoma e miotici, agenti beta bloccanti, timololo, associazioni, codice ATC. S01-51. Meccanismo d'azione. Dorzamox ha formato da due componenti. Dorzolamide cloridrato a timololo maleato. Ciascuno di questi due, proprietà farmacocinetiche, dorzolamide cloridrato. A differenza degli inibitori orali dell'anidrasi carbonica, la somministrazione oculare di dorzolamide cloridrato permette al principio attivo di esercitare i suoi effetti direttamente nell'occhio a dosi sostanzialmente, dati preclinici di sicurezza. Il profilo di sicurezza oculare e sistemico dei singoli componenti è ben dimostrato.
dorzolamide. Nei conigli trattati con dosi maternotossiche di dorzolamide associate con acidosi metabolica, sono state osservate malformazioni, elenco degli eccipienti, manditolo, e 421, idrossietilcellulosa, sodio citrato, sodio idrossido, per aggiustare il pH, benzalconio cloruro soluzione al 50%, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dorsamox a base di dorzolamide più timololo sono Betaclar, Dortox, dorzolamide più timololo Aurobindo, dorzolamide più timololo EG, dorzolamide più timololo Milan Generics, dorzolamide più timololo Pensa, dorzolamide e timololo Sandoz, dorzolamide più timololo Zentiva, Tidocomb, Zitodor. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.